laghi alpini situati in quota sono raggiungibili seguendo il tracciato di antichi sentieri. Per percorrerli è sufficiente avere un po' di allenamento ed esperienza. Quello dell'Aus si trova relativamente vicino al rifugio del Selleri. Dopo un primo tratto, la salita si fa più lieve. Scomparsa la nebbia, davanti ai nostri occhi, compare la vetta della Cristalliera. Il lago non è molto profondo e si caratterizza per un isolotto centrale. Come in molte altre situazioni, non è difficile incontrare degli animali quali camosci e stambecchi. Quest'ultimi sono poi particolarmente confidenti. Il lago è frequentato anche da altri esseri viventi. Alcune macchioline celesti annunciano la presenza delle libellule. Altre piccole ali colorate rivelano il volo delle farfalle. In acqua è un continuo movimento. Sulle sponde, in primavera, si afferma una sinfonia di colori. Con condizioni di neve stabile e sicura, e con le dovute cautele, è possibile raggiungere il luogo anche d'inverno.